L'avvocato Francesco Ladomada e l'avvocato Giuseppe Serio, rispettivamente presidenti del Lions Club Martina Franca Ost e Lions Club Martina Franca Valle d'Itria, presentano martedì prossimo al Palazzo Ducale, nella sala consiliare, alle ore 17.30, un progetto di grande importanza, il barattolo dell'emergenza. Assicurati la tua salute. È di colore giallo il barattolo dell'emergenza. Chi è rivolto questo evento? Il barattolo dell'emergenza è un sistema di supporto nell'emergenza medica che inizialmente è dedicato alle persone, alle fasce deboli, quindi alle persone che vivono in situazioni di solitudine, ai malati cronici, agli allettati, ma che potenzialmente può essere esteso a tutta la popolazione. A cosa serve il barattolo dell'emergenza? Il barattolo dell'emergenza serve... è un contenuto, un contenitore meglio, che contiene un contenuto molto importante, cioè si verifica che molte volte nei casi in cui viene chiamato il 118 o associazioni private per intervenire in situazioni di emergenza, urgenza su persone che non si sentono bene, si è rilevato molte volte la criticità che chi arriva, personale medico o non medico, non sanno questa persona di cosa soffre, quali farmaci prende, qual è il gruppo sanguigno. Quindi il barattolo dell'emergenza conterrà una scheda con l'aiuto dei medici di base e sarà conservato in un luogo che un po' tutti abbiamo a casa, il frigorifero, e quindi il personale che arriva, vedendo una segnalazione a cui stiamo pensando del barattolo, saprà che aprendo questo barattolo troverà quelle situazioni, condizioni, indicazioni di base per poter prestare un soccorso adeguato e non, diciamo così, improvvisato. Quindi capita magari molto spesso che al pronto soccorso arrivino dei pazienti e non si sa quali siano le patologie di cui soffrono. Capita molto spesso e spesso gli operatori sono costretti a fare delle indagini conoscitive a volte molto inutili, e quindi indagini inutili vuol dire tempo perso vuol dire mettere a repentaglio una vita. Quindi il barattolo è un sistema che può essere di valido aiuto non solo per gli operatori del 118, i quali possono anche decidere di veicolare e prestare le prime cure in base a quella che è la storia clinica del paziente, ma anche in favore degli operatori del pronto soccorso, i quali appunto eliminano gran parte delle indagini inutili e vanno dritte a quello che potrebbe essere il problema, proprio sulla scorta della storia clinica del paziente. Il barattolo dell'emergenza, il barattolo giallo, chi interverrà a questo incontro? L'incontro convegno è stato organizzato in maniera molto, diciamo, egregia dai due club, ma specialmente devo dire dal club Valle d'Itria. Il nostro club Martina Franca Ost, fin dall'inizio abbiamo collaborato insieme, riteniamo che sia un service veramente che avrà un futuro di utilità nella comunità. Gli invitati, il relatore e gli ospiti sono di alto livello, sia medico sia a livello istituzionale. Possiamo sapere i nomi? Sì, abbiamo il consigliere Donato Pentassuglia, molto importante perché questo è un service che è il patrocinio della Regione Puglia. Poi avremo Mariangela Caponio, che è la responsabile distrettuale del service Il Barattolo dell'Emergenza, che ci darà proprio le informazioni tecniche. Poi abbiamo la dottoressa Saverio Esposito del distretto 5 ASL Taranto e l'assessore Tiziana Schiavone. E sono molto importanti queste presenze perché involgono servizi sociali e medici di base ASL, che sono coloro che si occuperanno della fase iniziale. Poi abbiamo il dottor Balzanelli, presidente nazionale del 118, il primario del pronto soccorso dell'ospedale di Martina Franca, il dottor Ricotta. Bene, io ringrazio i presidenti dei Lions Club Martina Franca Ost, l'avvocato Francesco Ladomada, e Lions Club Martina Franca Valle d'Itria, l'avvocato Giuseppe Serio. Vi invitiamo sin d'ora, martedì prossimo, al Palazzo Ducale a partecipare a questo importante convegno, il barattolo dell'emergenza.